Molti pensiamo che la giovinezza sia una cosa geografica che ha a che fare con i nostri anni. E qualcuno invece che adulto dice: no, ma io mi sento giovane. La giovinezza che ho cercato di raccontarvi questa sera significa cosa? Significa che quando Dio incrocia la vita di Davide, Davide è un ragazzino, un giovane, un bambino. Poi abbiamo parlato di Davide adulto e poi di Davide anziano. Ma Davide è rimasto sempre quel bambino dentro. Cioè, noi possiamo anche avere 100 anni, ma il cuore non si fa toccare dalla nostra parte anagrafica. Il cuore invecchia il cuore quando tu non hai più nessuna aspettativa, quando tu non ti aspetti più niente dalla vita, quando tu non credi più che ci sia qualcosa per te. Allora, capite che la chiamata alla giovinezza non è la chiamata ad essere giovanili, no? Ho 50 anni però mi vesto come se ce l'avessi 20, no, è come giovanile, no, questo fa ridere. La giovinezza che ci insegna il cristianesimo è conservare quel cuore che era uguale quando avevamo 10 anni e sarà uguale quando ne avremo 100. Se tu fai questo, anche se la tua parte anagrafica cresce, il tuo corpo cambia, c'è una parte di te che rimane viva e che ti fa sentire vivo. Questo vale più di tutto e ti fa vivere bene anche la parte finale di questo viaggio, dove devi accogliere il fatto di diventare di nuovo un bambino, cioè di avere bisogno di qualcun altro. I bambini hanno bisogno della madre e del padre, quando si diventa molto anziani si ha bisogno di qualcuno, no? Non è un fallimento, è un ritorno all'essenzialità di ciascuno di noi. Noi abbiamo bisogno, questo siamo noi. Noi abbiamo bisogno di sentirci amati da Dio. E a volte se nella vita pensiamo a un certo punto di non averne più bisogno, non vi preoccupate, la vita stessa ci riguarda.